Cioè, ma no, seriamente, queste canzoncine che mettono all'inizio, onestamente, quanto spaccano? No, voi mi dovete dare un voto da 1 a 10, cioè sono belle, o meglio. A me piacciono un sacco, perché è il mio genere che, boh, mi piacciono, fanno fighi i miei video, danno uno stile in più ai miei video. Ho già detto troppe volte video, che fa lo rifaccio? No. Dicevo, benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video di Call of Duty Modern Warfare 2, sottolineo 2, e stranamente dice, com'è che non sei su Modern Warfare 3? Perché non sono su Modern Warfare 3? Adesso ve lo dirò. Innanzitutto parliamo un po' della partita. Questo è un tutti contro tutti, che sto usando, dove sto usando loop silenziata, bellissima arma. Dove arriverò primo con un 34, anche se quel 4 non doveva esserci, doveva essere un 3, vedete alla fine perché sono morto in modo molto inutile. E comunque, con questo 34 decido di intrattenervi con, intanto ascoltate le mie bellissime parole. Dicevo all'inizio del video Modern Warfare 3. Come si vede da questi giorni è uscito Modern Warfare 3 finalmente. C'è chi dice che è bello, c'è chi dice che è brutto, c'è chi dice che è uguale a Modern Warfare 2, c'è chi dice che non vale niente, c'è chi dice che non vale 60€, c'è chi dice che non vale nemmeno 20€, c'è chi dice che è da buttare nel cesso, c'è chi dice meglio Battlefield. Sono tutti, come posso dire, pareri, diciamo, personali, cioè, perché ognuno esprime un parere personale in ogni gioco che prova. Alla fine non è che ognuno creda a quello che dice. Comunque sì, io da quello che ho potuto vedere dai vari video e da alcune parole dei miei amici, dicono che è un bel gioco. Cioè, dopo tutto, ok, non è molto diverso da Modern Warfare 2, onestamente, però dicono che è un bel gioco. Ma anche se non sia un bel gioco, io lo prenderò ugualmente, e già qui vi spuntano i cuoricini sugli occhi. Sì, lo prenderò Modern Warfare 2. Lo prenderò ugualmente per PC fra circa 2 settimane, perché prima devo fare altri acquisti, ho un po' di spese, sono in questi giorni ho altre spese da fare, quindi non posso spendere soldi sul gioco, ma fra circa 2 settimane lo prenderò sicuramente, quindi aspettatevi ai video anche da parte mia di Modern Warfare 3. Io non credo a tutto quello che dice la gente, ritornando al fatto di prima, perché alla fine io sono un YouTubers. Modern Warfare 3 non mi farebbe proprio schifo, perché è anche un modo per variare di gioco nel mio canale, non vedere più sempre gli stessi giochi, Modern Warfare 2, Black Ops, COD 4, non vederli più, non dico non vederli più, ma non vederli così spesso. Modern Warfare 3 sarebbe anche un'altra opportunità di intrattenimento. Anche a voi Modern Warfare 3, perché? Perché è troppo bella. Perché praticamente tipo io ho sulla PS3 sia COD 4 sia Modern Warfare 2 e voglio anche Modern Warfare 3. Io lo ordinerò da Amazon a 48€, perché su Amazon lo vendono per PC a 48€, che secondo me è un buon prezzo. Lo prenderò da lì e poi dovrò andare al GameStop. Non so se ci riuscirò a fare. Mi vorrei fare dare la Steelbox, dove praticamente c'è scritto Modern Warfare Collection. Non so se avete presente quella che regalava appunto il GameStop. Sto iniziando a dire cazzate. Quella che regalava il GameStop, quando alla gente che avevano preordinato il gioco. Io ci voglio andare, non so se concluderò qualcosa. Voglio chiedergliela se magari ne hanno qualcuna rimasta in magazzino. Non so. Qua come ammazzo questo, è bellissimo. Non so se la troverò, ma ci voglio provare, perché in questo modo metterò Modern Warfare, la saga di Modern Warfare dentro questo cofanetto e sarà bellissimo. In modo da avere Modern Warfare, la saga di Modern Warfare lì sulla mensola, bella in esposizione, è anche una cosa carina esteticamente. Parlando ancora di Modern Warfare 3, io non l'ho provato, non ho avuto l'occasione di provarlo né da un amico né al GameStop, da nessuna parte, non ho mai messo mani su Modern Warfare 3 purtroppo. Quindi non posso dare un mio giudizio personale. Per avere un mio giudizio personale dovete aspettare un bel po'. Vabbè, un bel po', queste 2 settimane, che cazzo sono? Passano velocemente 2 settimane. Quindi quando avrò Modern Warfare 3 non mancherò a fare una specie di unboxing, dato che l'ha fatto tutti, lo voglio fare anch'io, che cazzo, sono l'unico? No, devo farlo anch'io, ok. E dopo questo unboxing, diciamo, farò il mio primo gameplay.
di Modern Warfare 3, appunto, che non vedo l'ora di farlo perché voglio provare subito questo gioco. Detto questo, il video sta per finire. Adesso spero che avete più chiare le idee di Modern Warfare 3, dato che in questa settimana ho ricevuto molte domande. Prenderei Modern Warfare 3 su che console, su che piattaforma, dove lo prendi, bla bla bla. Comunque, detto questo, il video sta volgendo al termine. Qui adesso è l'uccisione stupida, quel 4 che non ci doveva essere. Come vedete, la partita è finita. Io vi lascio qui. Ci vediamo al prossimo video e da Giampi Tech tutto, lasciate un mi piace e ciao ciao!